tutti, benvenuti su questo nuovo video. Vabbè, oggi vi presento uno dei miei hobby. In giapponese si dice shumi. Io ne ho tanti. Per esempio, uno dei miei hobby è Kinie. È un'arte tradizionale giapponese. Per esempio, queste sono le mie opere. Sono tutti Kinie. Questo anche il disegno ho fatto io. Anche il mio desktop è sempre Kirie. Questo originale è qui e questo. Ci ho messo tanto tempo questo, però soddisfazione. Praticamente disegno tagliando un foglio. Ho cominciato a fare Kirie quando avevo ancora forse 11-12 anni, ero alle medie, perché la scuola mi ha fatto conoscere quest'arte e all'inizio non ero brava perché bisogna tagliare proprio la carta dettagliatamente e non è proprio semplice, quindi ci vuole anche un po' di tecnica, però quando finisci ti dà molta soddisfazione. Solo negli ultimi anni ho cominciato finalmente a usare proprio questo. Come si dice? Design knife, forse in giapponese. Design knife taglia bene, preciso, anche piccoli dettagli. Ma fino a 2 anni fa usavo questo, non so come si dice in italiano, ma in giapponese si dice kata. Kata normalissimo, che si trova in cartoleria normale. Se avessi più tempo, se avessi più soldi, io farei tante nuove cose. Per esempio, mi piacerebbe imparare biliard, oppure mi piacerebbe anche frequentare corso di sommelier di vini, oppure mi piacerebbe anche imparare la batteria. Purtroppo il tempo non mi basta. Poi se io facessi un corso di biliard, comunque devo andare ogni volta fino a dove c'è il tavolo da biliardo, no? Però questo Kirie puoi fare sempre a casa, da solo. Puoi iniziare, puoi fare quando vuoi. Mentre tagli la carta non pensi a nessun'altra cosa, cioè sono concentrata e non penso più niente. Anche quando magari sono un po' stressata, se mi metto a fare Kirie, dopo un po' sto meglio. Allora, per fare Kirie, quindi o avete questo kata, o se avete questo ancora meglio, ci vuole anche questo, che non possiamo tagliare tavolo, quindi come si dice questo? Non mi ricordo. Siccome io non sono brava a disegnare, allora spesso io prendo già un disegno pronto, e in Giappone addirittura vendono i libri per fare Kirie. Ciao! Questo Kirie 3D ha i modelli, i disegni già fatti. Oh, bellissimi! E alla fine fai fotocopia e poi basta che segui le linee che compongono il disegno. Neko! Neko Kirie! Mi piace tantissimo, molto simpatico! Quindi scegli un disegno già pronto che ti piace. E poi, per esempio, oggi provo a fare questo, un disegno semplice, semplice. Oppure, comunque, senza avere questo libro, cercate su internet disegno Kirie, secondo me si trova. Praticamente il disegno per fare Kirie, la maggior parte delle linee che compongono il disegno sono tutte attaccate. Così, quando tagliamo, alla fine diventa solo un foglio che però ha la forma di disegno. Ok, ho scelto questo disegno. E allora taglio. Così. Poi ho scelto questo colore azzurro e metto così, fisso con lo scotch. Ok, così non si muove. Adesso cominciamo a tagliare. Da dove inizio? Da qua, forse.
giro sempre il disegno angolo in cui è comodo tagliare per me, quindi non girare la mano, ma conviene girare proprio il disegno, così tagli sempre la stessa direzione, che è più comodo secondo me. E guardate, adesso ho tagliato questo pezzo, così continuando alla fine questo foglio diventa come questo disegno. Ecco fatto! Ho fatto spesso kirie per personalizzare bigliettino di auguri, oppure ho regalato semplicemente con cornice ai miei nonni, ai miei genitori. È molto carino, vi faccio vedere alcune mie opere. Ho fatto questi kirie di gatti e ho messo sopra, come si dice, spartito, e ho messo nel cornice. È carino, no? Poi ecco fatto, un eco kirie. Ci siamo. Oggi ho fatto kirie abbastanza semplice, però per esempio per fare questo ovviamente ci vuole tanto tempo. Questo mi fa male qua, ho male agli occhi o alle spalle, è abbastanza faticosa, però a me piace perché comunque è un tempo dedicato a me stessa, riesco a concentrarmi, quindi mi piace molto. Ok, poi oggi volevo avvisarvi una cosa. Mi prendo una pausa in agosto. In questo periodo è difficile che mi viene un'idea, faccio questo. Quindi vorrei prendere un po' di pausa, così penso con calma di cosa parlare nei prossimi video. Non c'è neanche voglia di andare al mare, cioè proprio voglio prendere del tempo per riflettere di quest'anno. Volevo fare anche un video in cui rispondo alle vostre domande. Se avete qualche domanda, scrivete nei commenti, oppure fatemi sapere qual è il vostro hobby. Hai, kiamo, arigatou gozaimashita. Buona estate, buone vacanze, buon tutto. Matane, matane, matane. Bye bye.